Ben ritrovati, oggi in primo piano l'emergenza criminalità e la lotta ai nuovi reati nella pubblica amministrazione. Ne parliamo con il dottore Marcello Castello, che è il dirigente della squadra mobile della Questura di Avellino. Ben ritrovato dottore, grazie per la sua disponibilità. Intanto ormai possiamo dire che Isole Felici non esistono più, però possiamo dire che nel panorama regionale l'Irpinia vive tutto sommato, dal punto di vista della criminalità, una situazione più tranquilla rispetto alle altre province. Sì. In effetti posso dire che Avellino è una realtà totalmente diversa dal panorama napoletano. E Avellino è una realtà che comunque, chiaro come tante, come tutte le realtà della Campania, ovviamente ha delle problematiche delicate. Non si fa mancare nulla, però possiamo pure tranquillizzare un po' tutti dicendo che non ci sono grosse problematiche di criminalità sociale o criminalità organizzata nell'ambito di Avellino. Alcuni luoghi, alcune realtà della provincia sono abbastanza delicati, basti pensare insomma il Vallo di Lauro oppure il Baianese, ovviamente storicamente sono state anche realtà ad appannaggio di gruppi criminali organizzati. Oggi il fenomeno è un pochino più scemato, fortunatamente. Ciò dovuto sicuramente all'attività di prevenzione, all'attività di repressione delle forze di polizia. Chiaro che l'attività di controllo è sempre costante, ovviamente la direzione distrettuale antimafia ha un occhio di riguardo, perché comunque si tratta di realtà che nel corso degli anni hanno avuto fenomeni delittuosi importanti, stragi, omicidi. Dal punto di vista nostro, la squadra mobile con il commissariato distaccato di Lauro concentra particolarmente risorse e attenzione su quel contesto, Lauro, 15 e il Valle, soprattutto anche il Baianese, il mandamento del Baianese. Sono realtà dove vanno comunque tenuto sotto controllo determinate dinamiche, determinati contesti, soprattutto ad appannaggio di famiglie storiche. Ecco, intanto dottore, possiamo dire quali sono i reati che creano maggiore preoccupazione nell'opinione pubblica in provincia di Avellino? Penso che i reati predatori siano quelli che comunque preoccupano maggiormente la gente. I furti, le rapine, l'attività insomma, di piccolo spaccio sono quei reati che in un modo o l'altro intaccano il tessuto sociale di una collettività. In effetti sono tutti fenomeni comunque connessi, ripeto, a un periodo storico. Consideri che i furti hanno incrementi e decrementi connessi anche al momento, al periodo dell'anno, al momento particolare anche alla crisi economica. La maggior parte dei furti, per esempio in abitazioni, sono connessi e sono esclusivamente riferibili a gruppi di soggetti che probabilmente, anzi quasi sicuramente, non sono avellinesi. Si tratta di soggetti o rom o soggetti comunque delle nazionalità estera che vengono a saccheggiare gli appartamenti, ripeto, solo ed esclusivamente venendo da realtà dell'esterno. Abbiamo avuto, e possiamo assolutamente come squadra mobile asserirlo, ci sono state la maggior parte delle rapine, che sono reati veramente gravi, sono scuse ad appannaggio di soggetti che vivono nel contesto napoletano. La vicinanza con Napoli, purtroppo in un modo o nell'altro, crea lo strumento, ripeto, per soggetti che delinquono per avvicinarsi ad Avellino e effettuare reati del genere. Non è dell'ultimo anno, forse qualche anche brevissimo tempo, ripeto, che ci sono state delle rapine a danni per esempio di distributori di benzina o l'ultima gioielleria, e i soggetti che abbiamo arrestati erano di Scampia o comunque di quartieri ad alta densità criminale nell'ambito napoletano. È chiaro che Avellino peraltro non ha grosse problematiche di reati che possono destare un allarme sociale in questo contesto. Altri fenomeno diffuso, vabbè, è la sostanza stupefacente. La stupefacente purtroppo è secondo me è una prerogativa di tutte le realtà, indipendentemente o meno che abbiano un tessuto sociale sano o comunque un tessuto sociale criminale. L'uso della droga leggera, così definita marijuana o hashish, purtroppo ha una dimensione capillare e trasversale, investe esclusivamente, ripeto, quasi tutte le fasce d'età che vanno dai 16 anni fino ai 30-35 anni. L'uso è molto diffuso, ripeto, perché lo possiamo vedere con tutte le attività che sono state fatte. Cerchiamo ovviamente di stemperare e di perseguire i fenomeni maggiormente più incisivi, lo spaccio, soprattutto la cocaina
è ad appannaggio, ripeto, di grosse quantità, ma è anche vero che l'attività di controllo messa in atto dal questore con l'attività sul territorio cerca di monitorare e di ovviamente reprimere anche l'uso comune di sostanze stupefacenti. Senta dottore, sicuramente avete portato a termine indagini importanti con risultati significativi soprattutto nella pubblica amministrazione, mi riferisco all'indagine all'ASL con i furbetti del cartellino oppure a quella al Comune di Avellino con lo scandalo dell'ACS. Quali difficoltà avete incontrato per portare a termine queste indagini in un ambiente di provincia che, diciamo, era stato sempre sonnacchioso, aveva quasi sempre ignorato questo tipo di situazioni? In effetti è giusto, direttore, quello che sto dicendo, perché le indagini sono state estremamente difficili, ma non dal punto di vista operativo, ma per il tessuto sociale in cui ci siamo dovuti scontrare. Come diceva anche il Procuratore della Repubblica, l'Avellino è una provincia che non si fa mancare niente in questo senso, perché sono stati ravvisati una serie di condotte ad opera di pubblici funzionari, che sicuramente erano considerati sdicevoli. La difficoltà maggiore è comunque la resistenza di un tessuto sociale che difficilmente denuncia. Io lo posso dire con assoluta certezza, mai abbiamo avuto come squadra mobile persone che siano venute in ufficio a denunciare i fatti, e dire come stessero veramente le cose. La realtà che poi è stata provata e che comunque è in corso di processo penale ha dimostrato che in alcuni contesti della pubblica amministrazione determinate condotte erano assolutamente consolidate soprattutto nel tempo e nelle modalità. Siamo riusciti a ricostruire dinamiche e atteggiamenti che sono da considerare veramente riprovevoli e comunque gravi per il danno sociale creato alla collettività avellinese. Sia per l'ASL che per l'ACS le responsabilità in capo agli indagati, che saranno al vaglio ovviamente dell'autorità giudiziaria, sono state ottenute con un enorme sacrificio e un dispendio di forze veramente eccessivo, perché abbiamo dovuto monitorare e cercare di garantire affinché tutti coloro che non avevano responsabilità penali venissero fuori da dubbi o incertezze sulla legittimità delle loro condotte. Abbiamo in un modo o l'altro cercato di isolare quelli che erano dei comportamenti scorretti e individuare le responsabilità in capo ai singoli indagati. Dicevamo in apertura che le zone interne della Campania vivono situazioni dal punto di vista criminale sicuramente più tranquille. I clan della Camorra come guardano, secondo lei, dottore, a questo territorio? In passato l'Irpini e il Sannio venivano scelte come terre di latitanza. Oggi c'è probabilmente il pericolo del riciclaggio del denaro sporco, che è un reato che è probabilmente più diffuso negli ultimi tempi. Senza dubbio, oggi la criminalità organizzata non per nulla si sposta in realtà che sono comunque anche economicamente fiorenti. È chiaro che in realtà, come la provincia di Avellino, che ha un territorio molto vasto e articolato, può sicuramente essere una realtà appetibile alla criminalità organizzata. Tessuti sociali permeabili, perché fino ad oggi sani e comunque non intaccati, devono assolutamente prestare massima attenzione. In effetti, l'attività di riciclaggio di soldi, l'attività di usura sono gli aspetti più delicati della criminalità organizzata, perché è un'attività, comunque un reato, che si insinua in maniera subdola all'interno del tessuto economico. La difficoltà degli organi di polizia è di quelle di ricostruire determinate dinamiche, perché senza l'aiuto o l'ausilio della vittima sarà veramente difficile risalire alle responsabilità degli autori del reato. Intanto, dottore, quali sono le difficoltà che incontrate nello svolgimento del vostro lavoro? È necessario, a suo giudizio, un potenziamento degli organici per avere una presenza maggiore degli agenti sulle strade? Perché questa è la richiesta che solitamente arriva anche da parte degli amministratori locali quando si verificano dei reati, soprattutto quelli predatori a cui faceva riferimento, appunto i furti nelle abitazioni. Ecco, come garantire una maggiore presenza degli agenti sulle strade? Innanzitutto già noi come questura, congiuntamente con le altre forze di polizia, ci stiamo adoperando perché il controllo sul territorio sia ovviamente capillare e sia diffuso soprattutto nei centri nevralgici, soprattutto in prossimità delle scuole o comunque in quartieri che sono
poco frequentati. È chiaro che la presenza sicuramente maggiore di forze di polizia che hanno una formazione specializzata rispetto ad altre forze, in generale forze armate, sarebbe auspicabile, perché di fatto, ripeto, permetterebbe un controllo maggiore soprattutto in fasce d'orario e in luoghi che difficilmente sono oggetto di controllo. È chiaro che il territorio di Avellino è vasto, sono tantissimi comuni, grazie anche ovviamente all'ausilio, ripeto, dell'Arma dei Carabinieri, che è un tessuto capillare diverso, si riesce a tenere sotto controllo la realtà. Ovviamente sarebbe auspicabile, sarebbe positiva un maggiore incremento delle forze di polizia. Ovviamente riusciamo a capire che poi il momento è difficile un po' per tutti, cerchiamo quotidianamente di garantire tutta la sicurezza, soprattutto nelle zone, ripeto, di maggiore densità criminale. Ecco, a Napoli si è puntato sull'utilizzo dell'esercito, lei condivide questa strada per dare maggiore sicurezza nelle strade delle città, soprattutto nelle città metropolitane? Beh, io ritengo che siano valutazioni estremamente delicate. È chiaro che l'esercito svolgerà un compito soprattutto di prevenzione, ripeto, un compito che permetta al cittadino di notare la presenza sul territorio, ripeto, di un incremento delle forze di polizia. Ritengo che dal punto di vista investigativo sia necessario invece implementare le forze di polizia che hanno un apporto, una formazione diversa, specifica, che possa permettere di ricostruire ovviamente le dinamiche di quei fenomeni criminali che sono un pochino più sotterranei, sono un pochino più celati. L'attività dell'esercito è importante, ripeto, in tessuti come Napoli, perché comunque, ripeto, la presenza può garantire e può dare maggiore sicurezza al cittadino. Lo stesso deve essere per le forze di polizia, vanno implementate soprattutto quegli uffici investigativi che permettono di capire, ripeto, quello che è il crescere della criminalità. Tornando ad Avellino, quanto è stato importante il rapporto di collaborazione con la procura guidata da un magistrato molto determinato come Rosario Cantelmo, che sicuramente ha dato una sterzata rispetto al passato negli uffici giudiziari della città? Beh, io ritengo che il procuratore della Repubblica, il dottor Cantelmo, sia un'eccellenza non solo campana. Voglio dire, alla fine la collaborazione, ripeto, con la procura per noi è un atto ovviamente dovuto. L'autorità giudiziaria dispone soprattutto della squadra mobile, perché l'organo è in primis di polizia giudiziaria nell'ambito provinciale. Al di là di questo, il rapporto è un rapporto assolutamente proficuo. Solo grazie ed esclusivamente alla presenza della procura siamo riusciti a portare a compimento l'indagine di cui parlava lei, le ASL e la CS. Il loro rapporto è stato fondamentale in tutte le fasi dell'indagine, nella fase del procedimento, e ritengo sarà indispensabile nella fase del processo. Ecco, lei ha già accennato a due problemi, che sono quello della diffusione della droga, soprattutto negli ambienti giovanili ad Avellino, ma anche al bullismo, che è un'altra piaga che sta purtroppo prendendo piede anche nelle realtà di provincia. Rispetto a queste situazioni, secondo lei quanto può essere strategicamente importante l'intervento delle famiglie e anche della scuola, naturalmente? Io ritengo che sia fondamentale. Noi abbiamo fatto anche un'indagine sull'asilo, sulla scuola, dove è emersa ovviamente la condotta di qualche insegnante che non era assolutamente corrispondente alle regole. Riteniamo che la scuola sia l'istituto primario, ripeto, che possa contribuire alla formazione del giovane. Dico sempre che do la mia assoluta disponibilità affinché si possa avere un rapporto di stretta collaborazione tra le forze di polizia e l'istituzione primaria, famiglia e scuola. Solo così si riesce a cambiare una società ed evitare il degenerare delle condotte dei giovani. Il bullismo sono purtroppo delle dinamiche che negli ultimi anni si sono affermate in maniera molto sempre più pregnante all'interno soprattutto delle scuole, anche le scuole primarie. L'attenzione degli insegnanti e la segnalazione immediata alle forze di polizia forse è l'unico strumento che riesce a bloccare l'evolversi del bullismo. Il rapporto con i cittadini, per chiudere, dottore, com'è cambiato? Mi pare che ci sia una maggiore collaborazione e soprattutto una maggiore fiducia da parte della gente nei confronti delle forze dell'ordine. Ritengo che sia necessario. Cerchiamo in tutti i modi, ripeto, con il questore che ha dato un input nuovo sulla presenza, ripeto, della polizia sul territorio. È fondamentale che ci sia un rapporto simbiotico tra le forze di polizia e il cittadino.
Fortunatamente ad Avellino, grazie anche ovviamente a questa presenza capillare, grazie anche alle indagini che sono servito da monito per la collettività, probabilmente si riesce a cambiare. Noi ovviamente non ci fermiamo, cerchiamo, invitiamo sempre di più i cittadini a venire in questura a denunciare ogni sopruso, ogni atteggiamento che possa essere perseguibile. Ribadisco, la mia disponibilità è sempre assoluta e quella ovviamente compresa della questura, per cui chiunque si senta leso in qualunque diritto può venire a denunciare i fatti. Bene, abbiamo concluso, grazie al dottor Marcello Castello, dirigente della squadra mobile di Avellino, che è stato nostro ospite. Grazie a questa intervista, naturalmente, grazie a quanti ci hanno seguito. Buon proseguimento con i programmi di 8 Channel, arrivederci.